alla Coppa del Mondo in Brasile, l'Inghilterra fu sconfitta dagli Stati Uniti, da una banda di pellegrini semiprofessionisti al massimo. E su questa squadra c'erano cinque italoamericani di St. Louis, di una parte di St. Louis che si chiama The Hill, cioè la collina, dove erano tutti italiani. Ora, quali sono le probabilità che una squadra di calcio in un mondiale abbia cinque giocatori che vengono dallo stesso isolato, praticamente, diciamo, non so, via Piemonte? Anche perché non è che c'erano tanti giocatori di calcio, quindi adesso, è chiaro che adesso ripartiamo, te lo facciamo dire noi. Lo posso chiedere io, sarei questa maglietta. Ma scusa, ma risale all'epoca? No, la maglietta. No, l'ho comprata quando ci sono andato. Ho scritto un articolo. E ancora hanno questo ricordo. Allora, ma comincio, dopo, tanto pure se registrato non fa niente. No, ripartiamo da adesso. No. Vabbè. Per scienziati nel pallone abbiamo un personaggio importantissimo che addirittura in collegamento con noi dal Canada, da Terranova, giusto? Osvaldo, sì, giusto? Da un posto molto piccolo che si chiama South Dildo, in cui mi sono trasferito da quando ho deciso di andare in pensione. Osvaldo è originario di Borgo Miriam, no? una frazione di Offida, ma è un grande intenditore di calcio mondiale, ma anche di San Benedettese, perché lui ha vissuto i tempi belli della San Benedettese. Anzi, voglio ricordare che in un quiz che io feci tanti anni fa, e lì in quell'occasione conobbi Osvaldo, che è un professore universitario in Canada, il quale indovinò tutti i portieri che erano stati passati dalla San Benedettese prima e poi in Serie A. Se non sbaglio erano 23, io ne avevo conteggiati 21, io che ero l'autore del quiz, tu sei arrivato a 23. Va bene, adesso passo la parola un attimo a Peppino Buscemi, tra l'altro, che è un coetaneo, oltre che compagno di scuola. Hai detto tutto, io a questo punto mi metto a tacere, ho piacere di parlare con Osvaldo. Prego. Se dici tutto, caro Osvaldo, io posso dare del tuo al professor Croci, per il semplice motivo che poco fa Osvaldo ha ricordato, fuori off the record, fuori dal microfono, che sono 55 anni che non ci vedevamo. Oltre mezzo secolo, 52, meno male, sono tre di meno, 52, però sempre oltre mezzo secolo. Eravamo insieme al liceo scientifico di San Benedetto del Tronto, lui era in un'altra sezione, cominciamo in via Leopardi, se non ricordo male, poi andammo nella nuova sede a fine corso, quella che è anche l'attuale, che si trova in Viale De Gasperi. Ma all'epoca l'ingresso era in via Siago, tutta storia del passato, è vero, ti ricordi? Detto questo, poi è diventato politologo, professore universitario, ma va detto che è un politologo, qualcosa di politologia ne capisce il professor Croci, poi avremo modo magari in futuro di parlare anche di questo. Adesso in pensione, ahimè, vista data l'età. No, non ancora, ci vado fra un anno. Tra un anno, perché se è vero, perché i docenti universitari hanno più percorso cronologico. Potremmo restare fino a quando vogliamo. Il mio direttore di tesi di dottorato è andato in pensione a 96 anni e purtroppo è morto dopo 5 mesi dopo essere andato in pensione. Conveniva rimanere, così avrebbe avuto, no, più prospettive. Vabbè. Allora, detto questo, io vedo che Osvaldo Croci ha una stupenda maglietta, indossa per noi, penso che il nostro onore dall'Italia in Italia, lui sta in Canada, una maglietta Italia con una scritta che non distingo bene, e ci sono quattro stelle, e adesso chiediamo ad Osvaldo Croci come mai, cosa significa questa maglietta, una bellissima storia, ma è lui che ce la deve dire. Prego, Osvaldo, dici. In poche parole, nel 1950, come tutti gli appassionati di calcio probabilmente sanno,
l'Inghilterra, che partecipava a un mondiale per la prima volta, venne sconfitto in una partita di girone, di qualificazione, ed eliminata da una squadra semi-dilettantistica degli Stati Uniti. E questa squadra degli Stati Uniti aveva, cosa abbastanza strana, 5 giocatori che venivano dallo stesso quartiere della città di St. Louis, un quartiere italiano che si chiama The Hill, la collina, o la montagna, come dicevano gli italiani a quell'epoca. E le probabilità che in una squadra selezionata per un campionato mondiale vi siano 5 persone che vengono dallo stesso quartiere, dalla stessa città, mi sembra in se stesso una cosa abbastanza, diciamo, più unica che rara. E un'altra cosa importante è che in questa partita in cui gli Stati Uniti sconfissero l'Inghilterra, avvenne un episodio di cui si parlò molto a partire dagli anni 90, quando gli Stati Uniti per la prima volta ritornarono dopo il 1950 a giocare una finale mondiale. E ogni volta che i giornali pubblicavano degli articoli, si ricordava questo episodio in cui a pochi minuti dalla fine, quando gli Stati Uniti conducevano 1-0, Mortensen fuggì verso l'area degli Stati Uniti, inseguito dal centro mediano statunitense che si chiamava Colombo. E il Colombo intuì che non sarebbe arrivato a fermare Mortensen, per cui poco prima che Mortensen entrasse nell'area di rigore avversaria, lui si gettò con un placcaggio da rugby e lo tirò a terra. E a questo punto l'arbitro fischiò la punizione, non il rigore, perché il fallo era accaduto fuori area. E secondo la storia che venne ripetuta a partire da quando Colombo disse a questo proposito, l'arbitro si congratulò con lui dicendogli buono, buono. Ora, io per anni questa storia non riuscivo a capirla, perché un arbitro che appena fischiato una punizione, diciamo, così chiara come quella, non si congratula con un giocatore. E dopo vari anni ho scoperto che l'arbitro, il quale era italiano di Roma, ma spesso veniva identificato come brasiliano, ho capito che l'arbitro non aveva detto buono, buono, come credette di capire Colombo, mi gli disse buono, buono, che era un richiamo, e nello stesso tempo un dargli dell'animale, perché in effetti il buono, buono si dice ai cani. E così, su questo costruì un articolo che poi fu pubblicato in una rivista inglese che si chiama Soccer and Society, cioè Calcio e Società. Poi Mortensen giocò in Italia, no? Sì, Mortensen fu quello che mise in imbarazzo Eliani nell'unica partita in nazionale che Eliani disputò. E, tra l'altro, proprio ieri stavo leggendo un articolo scritto prima del 58, perché Swift, il portiere dell'Inghilterra, in quella famosa partita a Torino, morì nell'incidente aereo in cui perirono molti giocatori del Manchester United nel 58. E Swift ha scritto questo articolo in cui ricorda quella partita e ricorda appunto Eliani tra le altre persone. Per chi non lo sapesse, Alberto Eliani per tanti anni allenatore della San Bertese, giocatore della Fiorentina e della Roma e quindi della Nazionale, in una partita sola, dove mi pare che era l'unico e gli altri erano tutti del Torino. Più o meno, sì. Infatti giocava in coppia con Ballarin, tra l'altro. Ballarin, sì. Tutti come terzini. Uno dei fratelli Ballarin. Era Bacigalupo, Ballarin, Eliani quel giorno. Ovviamente il Torino precedente la tragedia di Superga. Era quel Torino lì. Quel Torino, sì, precedente, cioè non era ancora avvenuta la tragedia di... Ovviamente. Poco prima di tornare alla San Bettese, tu conosci molto bene, due parole sull'Italia eliminata.
L'Italia è una nazione politicamente corretta che dà uguali opportunità a tutti, quindi ha perduto con l'Irlanda del Nord nel 58, la Svizzera e adesso la Macedonia del Nord nelle qualificazioni, poi ha perduto con la Corea del Nord nel 66, la Corea del Sud nel 2002 e la Slovacchia in quel campionato del Sudafrica. Per cui, diciamo, dà occasione a tutte le squadre minori di poter eccellere, di poter essere... Tu vedi la Gazzetta dello Sport, quel giorno dopo Gene Gnocchi, nel suo rompipallone, scrisse: adesso ci manca di essere eliminati da San Marino. Sì, l'ho visto, sì. Non è detto che non succeda, ma no, Osvaldo, perché devo dire che io l'ho vista questa ulteriore seconda eliminazione dal punto di vista politico, perché il problema non è tanto lo schema di gioco in campo, le colpe o i meriti di Mancini, che comunque è un ottimo professionista, il problema è nella sostanza, nei vertici, i vertici del calcio, FIGC e Lega, andrebbero azzerati, perché stanno da anni e anni amministrando male il calcio italiano, e si vede anche nei risultati, nei campionati, nel campionato di Serie A e non solo. C'è una media su 100 giocatori che giocano in Serie A, per esempio, italiani sono solo 30%. E questo succede, cosa significa? Significa che poi quando si parla di nazionale, la nazionale non ha elementi tali da poter far fronte a giocatori di altre nazioni, di altre nazionalità che hanno capacità e vivai più numerosi di quelli italiani. Tu come la pensi? Ma diciamo che come spiegazione sul lungo termine, e questa è una spiegazione che è stata data sempre in ogni caso quando la nazionale non trovava delle sconfitte inaspettate, c'è chiaramente del vero, ed è una spiegazione data anche da altri paesi in questo senso. Per quanto riguarda la partita, devo dire che quella partita fu un po' come quella di cui parlavamo prima, la partita adesso in cui ha perso con la Nord della Macedonia, in cui ha dominato per 89 minuti e poi si è trovata con questa unica occasione dell'altra squadra che ha segnato. Diciamo che oggi con la possibilità che l'Italia adotta, ma adottava già prima con gli oriundi, è possibile anche attingere ad altri giocatori per la nazionale. E in effetti la nazionale viene dal vincere il campionato europeo e l'ha vinto anche in maniera abbastanza brillante. Quindi il fatto che molti giovani non trovino spazio a livello professionistico e quindi la cerchia di giocatori a cui si può attingere, questo è evidente. Secondo me è fondamentale questa cosa. Sì, solo che rimane da vedere se poi queste partite disgraziate, chiamiamolo così, non possono accadere anche se risolvessimo questo problema. Sì, chiaro, il discorso è in generale, perché non è soltanto questa la vicenda che vede la nazionale italiana perdere in questo modo, sono state tante altre. Numero ristretto, non so se tu hai scritto un mio disappunto, insomma, dovuto anche all'aiutino che danno certi genitori, diciamo, insomma, per favorire. L'ho letto, sì, l'ho letto, ed è un'accusa, una constatazione, anzi, che ho trovato in molti altri scritti. Quindi non è peregrina, diciamo, quello che dicevi in questo articolo. Quella considerazione è esatta, nel senso che è confermata da molti altri articoli che ho letto su questa questione. Questo, Giuseppe, è il numero ristretto di giocatori su cui puntare sui migliori in assoluto, diciamo, che alla fine non sono loro. Bisognerebbe allargare la base giovanile per avere un vivaio più ricco sul quale poter attingere. Il caso della Francia, per esempio, la Francia ha moltissimi nativi africani che poi vengono naturalizzati, ma perché la Francia è un ex paese coloniale,
c'ha mezzo, un quarto di Africa francofona, per cui può attingere meglio e poi naturalizzare questi giocatori che poi fanno una bella figura. L'Italia ovviamente non lo stesso, è... Lo stesso per i Caraibi, perché anche dai Caraibi sono... Esatto. E sì. Il problema per quanto riguarda l'Italia e la sua nazionale è questo, bisogna allargare la base da cui attingere campioni. Immaginiamoci Rivera, un Rivera oggi, ne prendo uno solo, ma sono tantissimi casi, probabilmente non avrebbe avuto le stesse opportunità di diventare Rivera. Con genitori poveri sarebbe andato a fare l'operaio perché e magari un altro compagno suo ricco, figlio di genitori ricchi, magari una schiappa, sarebbe potuto andare in Serie A e non avremmo avuto mediocre. E Gianni Rivera sarebbe rimasto emarginato. Ce ne sono tanti. Probabilmente non avrebbe esordito a 16 anni. E appunto lì volevo arrivare, esattamente così. Senti, adesso parliamo un attimo della Sanbenitense che ci sta a cuore tanto quanto l'Italia almeno, no? O forse un pochino di più. Forse un po' di più. Come hai vissuto gli ultimi anni della Sanbenitense, no? Con tutti questi fallimenti, questi 5-5 playoff abbiamo fatto con Fedele, poi il tuo fallimento clamoroso l'anno scorso e quest'anno con una situazione un po' diciamo instabile, non so trovare una parola. La situazione dello scorso anno che prometteva mari e monti, diciamo a livello di non solo anche di parole, ma anche di fatti che poi non sono continuati nel tempo, era strana per cominciare. Infatti, ne abbiamo anche parlato privatamente spesso, avevo i miei dubbi. Purtroppo sembra che la sorte sia accanita con la Samp, perché non penso che ci siano altre squadre di qualsiasi categoria che abbiano subito gli stessi incidenti della Sanbenitense per così lungo tempo, perché sostanzialmente dalla fine degli anni Ottanta che queste storie si ripetono. Adesso sono rimasto impressionato quest'anno e forse è stata l'unica consolazione che la squadra si sia ripresa negli ultimi tre mesi, diciamo, dopo un inizio che è stato abbastanza deludente, per dirla con un eufemismo. Il presidente sembra sia scomparso dalla scena, non vedo più articoli o riferimenti a lui, e la concentrazione della stampa mi sembra sia proprio sulla squadra più che sulle vicende societarie. Questo non so come interpretarlo, forse... Intanto che il professor Croci dal Canada vede esattamente qui com'è, è come se fosse qui con noi, è esattamente così o sbaglio? Leggo religiosamente la stampa locale. Nelle mie cartoline ho dato una versione che ancora Nazareno non è stata smentita, ed è un motivo, il motivo è proprio questo, che il personaggio sta da parte, è trasparente. Sì, ma lui mi ha suggerito quello che non sembra, me l'ha ricordato, non è trasparente perché attualmente sulla società e dalla società in giù verso i giocatori e i dipendenti, lo staff e quant'altro, le strutture e quant'altro, piovono tanti soldi e i mezzi sono sufficienti per andare avanti. Non è trasparente la fonte, ma vabbè, la fonte noi non lo possiamo dire, dovrebbero dirlo altri, no? I giornalisti non possono dire qual è la fonte o quale non è la fonte, dovrebbero essere altri, e non dico chi, ovviamente, chi è titolato per fare indagini o altro. Chiaramente questa società va avanti, così come andava nei primi mesi avanti tale Serafino, e sai, si va avanti, non si sa verso dove. Tieni presente, Osvaldo, tu lo sai, cioè, lo sai meglio di noi, la Samp non mi risulta sia mai retrocessa già da oltre 30 anni per aver perso il campionato. La Samp retrocede solo per fallimenti, che francamente non mi pare manco giusto in termini sportivi, poi in termini giuridici è un altro discorso, ma in termini sportivi è veramente uno scandalo, stavo dicendo una vergogna, ma una vergogna per chi la fa fallire ovviamente.
Cioè la Samp retrocede per colpa di fallimenti, di altri. Per il futuro prossimo, diciamo, insomma. Che idea ti sei fatto tu, Orvaldo? Ma io sono rimasto soddisfatto dal fatto che ci sia adesso un vice allenatore locale come Visi, che tra l'altro è un portiere ed è anche passato un anno giocando in Inghilterra, anche se nell'allora seconda divisione. E questo è positivo perché una volta accadeva, io mi ricordo Traini era il vice di Eliani, Spinozzi lo era, Spinozzi, però Traini era anche lì. E quindi questo è un po' un ritorno, no? E non lo so, non so che cosa accadrà perché la squadra sembra in ascesa. Però le vicende societarie, come faceva notare giustamente Buscemi, sono quelle che la affondano, che l'hanno affondata in passato. Ed è lì mi sembra che non sappiamo molto, come tu hai appena confermato. Quindi, diciamo, le speranze che sono destate, supportate dal rendimento sul campo possono significare niente se la società continua, diciamo, come è stato negli ultimi anni. Il mio pensiero è lo stesso. No, io volevo aggiungere, Osvaldo, che San Benedetto del Tronto è un territorio, un comune che va dalla zona scolare, praticamente, la metà del comune di Grottammare fino al Tronto, e fra il torrente Ragnola e il Tronto c'è Porto d'Ascoli, e Porto d'Ascoli ha una squadra in Serie D, non so se segue anche il Porto d'Ascoli, sì. Che ha secondo me grossi pregi. Intanto è una squadra che in poco tempo dal basso è arrivata alla Serie C. Ha una società trasparente, fatta di degnissime persone, ha una dirigenza chiara e anche combattiva e competente, tipo il direttore Gigi Traini, e giocatori di altissimo livello, tra cui alcuni anziani che hanno già giocato nella Samp, vedi Napolà, e giovanissimi, nati a San Benedetto del Tronto, San Benedettesi Doc, che giocano nel Porto d'Ascoli, e sono dei campioni. Ce n'è stato uno che nel derby con la Samp ha segnato un eurogol stupendo, non so se hai avuto modo di vederlo tu dal Canada, però un eurogol tipo quello di Sanchez, che Sanchez ha segnato con l'Inter in Coppa Italia, un ragazzo di 19-20 anni, bravissimo. Dove voglio arrivare? Sarebbe un sogno che queste società diventassero una con la dirigenza del Porto d'Ascoli, che io personalmente stimo molto, e i giocatori del parco giocatori sia della Samp che del Porto d'Ascoli, chissà, è sempre territorio di San Benedetto, no? Nessuno può dire che vengono chissà da dove, no? Perché ci sono san benedettesi che fanno il campanilismo di quartiere, no? Dice Sant'Antonio contro Ragnolo, è ridicolo, no? È comune, si chiama Porto d'Ascoli, ma la colpa non è di nessuno, sono 400 anni poi, che si chiama così, quindi poi chiudiamo, dire, no, perché non c'entra niente. Dovremmo chiudere, sì. Tu come questa opportunità come la vedi? Ma di nuovo ne abbiamo parlato privatamente in passato, al Porto d'Ascoli, che io ricordo quando si chiamava Atletico Italpelli, si potrebbe aggiungere la Robur di Grottammare, che ha avuto anche lei dei momenti alti, la Cuprense, il Monte Giorgio di questi tempi, che lo stesso. E in effetti uno dei problemi delle difficoltà finanziarie incontrate dalle squadre in queste categorie è proprio il fatto che sono troppe. Ce ne sono molto, molto meno in Inghilterra e in Germania e in Francia di quanto non ce ne siano in Italia. E io ho appena finito di leggere per la prima volta uno studio in quattro volumi pubblicato dalla Federazione Calcio Inglese nel 58, no? E notavo come
a quei tempi la situazione del calcio fosse totalmente diversa da quella di oggi dal punto di vista finanziario. E a quell'epoca il calcio era una delle, diciamo, dei passatempi preferiti. Oggi i giovani vanno molto meno allo stadio di quanto non ci andassero una volta, perché ci sono molte altre cose che possono fare da casa loro. E quindi diciamo, le difficoltà finanziarie sono molte, e quindi bisognerebbe agglomerare queste piccole realtà che potevano sopravvivere in passato, ma lo trovano molto più difficile adesso. Però è anche difficile, se non addirittura spesso impossibile, andare oltre e dimenticare la rivalità calcistica e guardare obiettivamente alla situazione in cui ci si trova. Per cui a volte è difficile superare, cioè l'idea di proporre una fusione Ascoli-San Benedetto verrebbe chiaramente condannata dall'80% dei tifosi di entrambe le squadre. Però quello che dici con un'unione territoriale qui con la zona della Costa, una tesi che io ho portato avanti più volte. Adesso vorrei chiudere e salutarti con una chicca, che tu sei un privilegiato, che tu i mondiali li avrai e noi no. Sì, io spero solo che il Canada questa volta riesca a segnare un gol, perché nell'86, sebbene non fosse un mondiale disastroso, perse 1-0, 2-0 e 3-0 con squadre come Russia e Francia, e non mi ricordo quale fosse l'altra. E quindi se questa volta segna un gol, qui in Canada dicono è un passo in avanti rispetto alla prima partecipazione dell'86. Va bene. Bene, Sandy, siccome ha detto la parola Russia, no? Potremmo fare una trasmissione con te parlando proprio di questo argomento nei prossimi giorni? Se volete, sì, non ho molto da dire, si può riassumere brevemente, ma certo, no, con piacere. Sentiamo. Osvaldo, mi fa piacere questa tua osservazione finale, si può riassumere brevemente, perché anch'io la posso riassumere brevemente, non diciamo quale, poi magari questa la tagliamo, non diciamo quale, ma penso che sia la stessa, il riassunto breve penso che sia o analogo. Va bene, grazie Osvaldo, adesso gli orari li sappiamo. Allora, si può staccare, quindi... devo sì, chiedere, sì, Osvaldo, no, no, sì, momento, sì, un attimo, devo chiedere. Vabbè, chiedi, mi sente, sì, mi ascolta. Sì. Osvaldo, io